Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo video fa parte della miniserie dedicata alla collezione del Madagascar. Infatti, come vedete, qui dietro ci sono degli amici. Questi amici sono i legni fossili, sempre acquistati in periodi diversi, in momenti diversi, al mercato artigianale della DIG ad Antananarivo, la capitale del Madagascar. Questi sono bellissimi legni fossili con tantissime colorazioni differenti, ma tendenzialmente si attestano sul marroncino nero. Al mondo in realtà esistono legni fossili con colorazioni ancora più vivide, addirittura verso il verde, il rosso. Quindi in realtà al mondo ci sono tanti tipi di legni fossili, famosi sono quelli dell'Arizona con variazioni arcobaleno, oppure anche in Grecia ci sono tantissimi legni fossili, anche in Italia abbiamo degli esempi di legni fossili. Quindi in realtà il Madagascar è solo uno dei tanti posti al mondo dove si possono trovare legni fossili, ma attenzione, ce ne sono tantissimi. Infatti tenete conto che fette di queste grandezze in Madagascar costano veramente poco. Questa qui è costata sugli 8 euro, quindi capite che ho fatto la spesa di legni fossili praticamente nel tempo, pian piano. Detto ciò, ho voluto fare una puntata dedicata ai legni fossili per poter approfondire assieme, la natura di questo tipo di rocce, di questo tipo di fossili molto particolari e anche vedere meglio le caratteristiche, perché non sono tutti uguali, hanno disegni, pattern completamente differenti e quindi con voi volevo andarli a vedere con calma. Prima di tutto, però, voglio parlare del processo di formazione di fossilizzazione di questi legni, quindi come si formano i legni fossili? Come avviene la cosiddetta pietrificazione? Allora, un appunto, qui stiamo parlando di legni silicizzati, quindi tutti questi legni sono fossilizzati, sono pietrificati a silice, perché in realtà la pietrificazione può avvenire anche con altri minerali, come ad esempio il carbonato, quindi la calcite, o anche con pirite ed altri, appunto, altri minerali. In questo caso, nel caso dei legni fossili del Madagascar, vado a parlare di silice, quindi è una silicizzazione. Il processo di pietrificazione è in realtà il connubio di più fenomeni. Non si tratta di un fenomeno unico, in realtà avvengono tante cose assieme e il prevalere di uno o di un altro processo nel mentre, quindi durante la fossilizzazione, va a determinare quello che è l'aspetto finale del mio legno fossile. In particolare, due sono i processi che avvengono in parallelo alla degradazione della materia organica, quindi del legno originario. Questi due fenomeni sono la permineralizzazione e il replacement. La permineralizzazione è il processo per cui fluidi percolanti nel legno che sta degradando vanno a saturare e a riempire tutte le cavità presenti, quindi in questo caso vuoti e le celle stesse del mio legno. Quindi è un depositarsi nei vuoti dei minerali presenti nei fluidi percolanti, in questo caso silicio, quindi avremo della silice nei vuoti. Il secondo fenomeno, invece, quello del replacement, avviene in un secondo momento o in contemporanea e riguarda le pareti di queste celle. Infatti, se la permineralizzazione causa il riempimento di queste celle, il replacement si occupa di sostituire queste pareti organiche con determinati minerali. Ovviamente in questo caso silice. Quindi questi due fenomeni avvengono contemporaneamente e hanno un ruolo differente. Quando osserviamo un legno fossile, possiamo vedere la caratteristica principale del legno fossile, ossia i cerchi concentrici o comunque un andamento concentrico, quindi una variazione di colore dall'esterno all'interno. Attenzione però. Questa variazione non è sempre visibile. In alcuni legni dell'Arizona, i cosiddetti legni, quelli con la variazione di colore arcobaleno, vi lascio un'immagine qua di fianco perché sono bellissimi, non si vedono i cerchi concentrici. Come mai? Qual è la differenza tra quei legni dove non si vede più la struttura anatomica originaria e questi legni dove si vedono i cerchi concentrici e talvolta anche le fibre radiali? Quindi
proprio la fibra originaria del legno. La differenza è appunto il ruolo che ha il replacement in questo processo di pietrificazione. Significa che il replacement è stato un processo molto veloce. La materia organica, mentre degradava, è stata sostituita, quindi ha lasciato spazio, ai nuovi minerali, in questo caso la silice, che è andata così a occupare subito le pareti delle celle. Poi le celle sono state riempite, ma ormai la degradazione era terminata. Quindi, per fortuna, diciamo, la materia organica non ha degradato così velocemente e il replacement è avvenuto invece molto più velocemente, mantenendo tutte le strutture anatomiche. Ovviamente, più è forte il replacement, più vedrò la struttura anatomica originaria, cosa che invece in certi legni dell'Arizona non si vede più. Si vede una lastra, si vede la corteccia, la finta corteccia esterna, ma dentro non si vedono più particolari della struttura anatomica. Invece qui sì, perché il replacement ha avuto un ruolo dominante nel processo di pietrificazione. Infatti, in questi campioni dove ha avuto un ruolo più importante il replacement piuttosto che la permineralizzazione, di solito c'è ma scarsamente materia organica, quindi ne è rimasta ma non eccessivamente, proprio perché è stata sostituita dai nuovi minerali. Invece nei campioni dove è prevalsa la permineralizzazione, spesso si trovano delle intere zone ancora non completamente degradate, che presentano una colorazione sul nero. Poi parleremo appunto dei colori presenti nei legni fossili, perché ogni colore ha una causa, ha un suo elemento cromoforo, quindi la quantità di materia organica presente nei nostri legni fossili che danno una colorazione nerastra al campione o a zone della nostra fetta ci dimostra, esattamente come il mantenimento della struttura anatomica, qual è stato il ruolo della permineralizzazione e del replacement, quindi chi ha avuto la meglio in questo processo di pietrificazione. Nel caso dei campioni delle mie fette malgasce, il ruolo principale ce l'ha avuto il replacement. Infatti ho poca materia organica preservata e riesco a vedere la struttura anatomica del legno, quindi i cerchi concentrici, ad esempio qui, e alcune fibre radiali, quindi la struttura è mantenuta. Abbiamo quindi indagato un po' su come questi legni si sono formati, quindi su come funziona la pietrificazione, su questi due fenomeni che combattono uno con l'altro e su quello che ne è il risultato, come può apparire un legno fossile da replacement e uno dove invece ha prevalso il processo di permineralizzazione. Attenzione che avvengono tutti e due, però possono avere un ruolo differente durante il processo di fossilizzazione. Ovviamente ho semplificato perché in realtà, come vedremo successivamente, possono avvenire anche altri fenomeni, come ad esempio la percolazione secondaria successiva di fluidi, di acque meteoriche o di acque marine addirittura, e tutto ciò va a determinare delle conseguenze nei nostri legni fossili, ma lo vedremo dopo. Ora invece voglio andare a fare un focus sul colore, perché come vi ho detto il colore può essere determinato da tanti fattori. Può ovviamente essere causato da elementi cromofori presenti nei fluidi percolanti, oppure può anche essere causato dalla preservazione della materia organica, come ho anticipato prima. Quindi se io vedo delle zone completamente nere, probabilmente è materia organica preservata. Ma ci sono dei campioni di legni fossili, non in questo caso, ma ad esempio in Arizona, che presentano una colorazione verde molto vivida. Ovviamente capite che se qui abbiamo colorazione sul marrone e lì sul verde, qualcosa di diverso è accaduto. Vediamo cosa. Nei legni attuali il colore è dovuto alla presenza di lignina e altre sostanze organiche che caratterizzano una specie o un'altra di alberi. Quindi diciamo che sono loro i colpevoli del colore del nostro legno. Invece nei legni fossilizzati il colore è dovuto a tante ragioni diverse. Ovviamente la principale è il minerale che va a sostituirsi alla materia organica. Ad esempio nei legni piritizzati, se il minerale è la pirite, il colore sarà dato dalla pirite.
Ma nel caso dei legni silicizzati, il colore ovviamente dovrebbe essere un colore biancastro, quindi del quarzo, un colore di quel tipo. Come mai invece abbiamo tanti colori differenti? Basti guardare qui, abbiamo il rosso, il bianco, giallino, marrone, talvolta abbiamo anche qui del nero. Da dove derivano questi colori? Come potete immaginare, sono colori causati dalla presenza di elementi cromofori. In particolare sono degli elementi metallici, elementi di transizione, tanti diversi elementi, tendenzialmente gli elementi metallici che vanno dal numero atomico 21 al numero atomico 29. Quindi questi elementi permettono al legno di assumere diverse colorazioni. Poi in realtà ci sono anche diversi fenomeni che avvengono in un secondo momento e che vanno a determinare la variazione di colore. Quindi il colore in sé è causato dalla presenza di elementi cromofori, tranne nel caso del nero, che invece, come ho già detto, è causato dalla presenza di materia organica preservata nel legno fossile. Mentre la variazione è causata da diversi fenomeni che determinano i pattern del nostro disegno, quindi una variazione graduale, oppure tutte queste fratture, oppure il cosiddetto bleaching, che è dovuto scusate, alla rimobilizzazione di elementi cromofori a causa di fluidi percolanti ma secondari, quindi il legno fossile già esistente e soltanto in un secondo momento fluidi vanno a determinare lo spostamento di questi elementi cromofori, o la concentrazione di questi, o lo stato di ossidazione di questi elementi. Basta pensare al ferro, che in base allo stato di ossidazione può dare un colore o un altro. Quindi bisogna fare molta attenzione. Tanti sono gli elementi chimici che possono essere presenti, gli elementi cromofori: titanio, il ferro, il manganese, il cobalto, il nickel, tantissimi colori differenti che può assumere il mio legno. Inoltre, un altro fattore che va a determinare il colore del mio legno fossile è la porosità. Infatti, quando nella silice, in questo caso può essere quarzo microcristallino oppure opale o calcedonio, scusate, mi sono presa degli appunti a lato, la porosità, quindi la presenza di vuoti, va a determinare il colore latte del nostro quarzo microcristallino, opale o calcedonio. Quindi non è un colore tipo quarzo di rocca, quindi una trasparenza praticamente quasi completa, bensì un colore bianco latte. A questo bianco latte si vanno a sovrapporre invece il colore si va a sovrapporre il colore del nostro elemento cromoforo, che può essere più o meno concentrato. Quindi il colore risultante, quello finale, è un colore sporco, non vivido, è un colore, ripeto, quasi latte. Anche nei campioni arcobaleno provenienti dall'Arizona, il colore si vede proprio che è quasi un colore pastello, perché è sporcato dal bianco latte del nostro quarzo microcristallino, che è la base di tutto, quindi in realtà è tutta silice, tutto quarzo. Quindi ora voglio passare uno a uno in rassegna quelli che sono i fenomeni successivi o che avvengono durante la fossilizzazione, che vanno però a determinare gli effetti di colore che vediamo nei legni fossili. Il primo di questi è la diffusione. La diffusione è la distribuzione del colore, quindi degli elementi cromofori, durante la percolazione dei fluidi che vanno a determinare la silicizzazione del nostro legno fossile. Infatti questi fluidi possono andare a distribuire, secondo la struttura originaria del nostro legno, i diversi elementi che possono concentrarsi o meno in un punto o in un altro. Ovviamente questa percolazione, dato che è una fase iniziale, segue ancora la struttura anatomica del nostro legno, quindi la diffusione dell'elemento avrà un pattern, seguirà le fibre del legno. Infatti abbiamo una distribuzione del colore che segue le fibre radiali del legno o i cerchi concentrici. Questo effetto della diffusione si vede molto a livello microscopico, non tanto macroscopico. È visibile a occhio nudo, però con un determinato ingrandimento è molto più apprezzabile. Quindi tutte le fibre del legno assumono colori leggermente diversi, perché l'elemento cromoforo che sta viaggiando all'interno di queste fibre,
quando ancora erano esistenti, si è distribuito in modo non omogeneo. Un secondo fenomeno che può avvenire, ma questo in uno stadio successivo, è il bleaching. Il bleaching ve lo dovete immaginare proprio come se fosse della candeggina che inizia a percolare in fratture del mio legno e inizia a decolorare le parti più vicine alla frattura. Quindi le parti ormai silicizzate, quindi ormai pietrificate del mio legno, perdono il colore e questo colore viene spostato, spesso viene spostato in un bordo esterno e si accumula, si concentra. Quindi spesso vedo delle zone biancastre che hanno una bordatura più scura. Diciamo che crea degli effetti di colore quasi a sbiancamento, non so come dire. Ecco perché si chiama bleaching, come la candeggina. Ovviamente non è stata la candeggina a causarlo, ma semplicemente dei fluidi percolanti che sono entrati nel mio legno silicizzato in un secondo momento, attraverso le fratture presenti già nel mio legno fossile. Spesso queste fratture seguono l'anatomia, la vecchia struttura anatomica delle fibre, quindi a volte hanno anche un andamento radiale, si incontrano proprio perché le fratture seguono quella che era la struttura anatomica originaria. Questo va a determinare appunto dei disegni bellissimi. Il terzo fenomeno di cui volevo parlarvi è la cromatografia. È sempre causato come il bleaching dalla presenza di fluidi percolanti che arrivano nel mio legno fossilizzato in un secondo momento, ma ciò che vanno a causare è completamente differente. Infatti, se il bleaching provoca uno sbiancamento di una determinata zona intorno alla frattura e quindi lo spostamento degli elementi cromofori, qui invece non è tanto uno sbiancamento completo, diciamo così, ma causa una variazione, una sfumatura. Quindi c'è sì lo spostamento, la rimobilizzazione dell'elemento cromoforo, ma questo va a depositarsi in modo distribuito lungo l'area che viene impregnata da questo nuovo fluido percolante. Quindi l'effetto alla fine di colore è differente. Abbiamo ad esempio, se l'elemento cromoforo di cui stiamo andando a parlare fosse il ferro, abbiamo una sfumatura di rosso, posso immaginare, come abbiamo in certi punti qui, una sfumatura di rosso variabile, quindi non abbiamo il bianco e finisce lì, abbiamo una sfumatura di rosso sempre più vivido poiché il ferro viene concentrato man mano. Questa variazione di colore è chiamato cromatografia naturale ed è l'effetto che fa ad esempio l'acqua colorata su un foglio di carta, l'effetto dell'acquarello per intenderci, dove abbiamo delle zone molto più concentrate e delle zone meno concentrate a formare una sfumatura. Ovviamente sia il fenomeno del bleaching che quello della cromatografia naturale dipendono da quanto un legno fossile è poroso. E sulla porosità dei legni fossili ci sono tantissimi articoli, tantissima bibliografia in merito, perché sono stati studiati, anche la porosità è un fattore importantissimo nella fossilizzazione dei legni, quindi figuriamoci poi tutti i fenomeni che sono successivi a questa fossilizzazione, quindi tutti i fluidi che percolano in questi legni fossilizzati, proprio perché rimangono porosi. E sulla porosità vi consiglio diversi articoli, vi lascio tutti i riferimenti nel box in descrizione, perché sono anche abbastanza, diciamo, all'avanguardia, anche recenti, però sono stati interessanti. Non voglio farvi un pippone sulla porosità dei legni fossili, perché non è questa la sede, però ho letto tanta bibliografia in merito perché è studiata tantissimo. Altro fattore che va a determinare una diversa colorazione nel nostro legno fossile è la presenza di fratture e vuoti, che vanno poi in un secondo momento a riempirsi di silice, quindi di nuovo quarzo, che va a cristallizzare a volte anche a modi di drusa, quindi spesso si vedono proprio i singoli cristalli e ciò va a determinare un'ulteriore variazione in questo già caos che abbiamo, che tentiamo di descrivere, ma è già un caos. Però spesso, ecco, queste piccole druse vanno ad impreziosire ulteriormente le nostre fette. Infatti qui ho qualche campione con delle druse centrali molto brillanti, proprio molto belle, e sono appunto causate dalla presenza di questi vuoti che si vengono a creare durante la fossilizzazione e poi si riempono a causa di altri fluidi percolanti.
Ci sono poi altre cause che determinano il colore, come ad esempio lo stato di ossidoriduzione dei mielementi metallici. Questo stato può anche variare durante la fossilizzazione e di conseguenza può anche cambiare il colore che poi posso osservare nel mio legno fossile. Poco importa perché noi andiamo ad analizzare quello che vediamo oggi, però è un fattore comunque molto importante. Il cambiamento delle condizioni di fossilizzazione e di conseguenza dello stato di ossidazione di un elemento cromoforo può determinare una colorazione finale differente. Addirittura in alcuni campioni questo cambiamento è osservabile. Ovviamente bisogna fare delle analisi per capire se l'elemento cromoforo è sempre lo stesso e se è una cosa generalizzata nel nostro campione. Talvolta il cambiamento delle condizioni di ossidoriduzione del ferro, ad esempio, può essere osservata nei campioni. Non è questo il caso, però in alcune fette di legno silicizzato si vede proprio la variazione dello stato di ossidazione del ferro a partire dal centro, o comunque dalla zona centrale del mio legno verso l'esterno. Quando il ferro cambia il suo stato di ossidazione, possiamo avere un passaggio dal colore rosso al colore verde addirittura, e in certi legni fossili, non è il caso del Madagascar, abbiamo delle parti molto verdi, di un verde molto intenso. Questo vuol dire che probabilmente il legno è stato impregnato successivamente da altri fluidi, sono cambiate le condizioni ossidoriduttive dell'ambiente di fossilizzazione, qualcosa è avvenuto ma in step differenti. Per confermare questa ipotesi sono necessarie ulteriori prove, sia a livello microscopico, quindi con osservazione microscopio ottico, ma anche e soprattutto analisi chimiche puntuali, quindi devo avere delle prove ad avvalorare questa ipotesi. Quindi questi sono i principali fenomeni che vanno a determinare le meravigliose variazioni di colori nei legni fossili. Ma dopo questa spiegazione, che ho cercato di riassumervi, ma l'ho voluta raccontare perché è molto interessante, voglio andare a vedere a livello macroscopico i legni, le nostre fette, perché vi ho fatto vedere qui a fianco ingrandimenti delle diverse, diciamo, variazioni di colore specifiche, quindi di diversi fenomeni, ma vediamo meglio le nostre fette di legno fossile. La prima fetta che voglio farvi vedere è questa qui, quella che ho tenuto in mano fino adesso. Io la chiamo fetta primula. Scusate il riflesso, ma sono lucidate. Vediamo se riesco. Ecco così. Si vedono diverse variazioni del colore e anche diverse fratture, diversi fenomeni che poi alla fine vanno a determinare quello che è il colore finale, quindi le variazioni di colori finali. Non so quanti fenomeni siano avvenuti in questo legno fossile affinché ci fossero tutte queste variazioni di colore. E si vede anche la struttura anatomica originaria, perché qui si vedono i cerchi concentrici, qui ci sono tutte le fibre radiali che sono meglio visibili al microscopio. Ma poi ancora qui ci sono tutte delle fratture che poi vengono riempite successivamente da altri fluidi. È molto bella. Ma andiamo a vedere le altre. Questa qui, come vi ho detto, che ha uno dei colori più belli, è costata sugli 8 euro. Questa qui invece è la più piccina ed è costata sui 5, ma neanche 5, perché ovviamente io vi dico i prezzi convertiti, però ovviamente non è che siano proprio precisi, un poco meno di 5 euro, è la più piccolina e a livello macroscopico presenta una colorazione più omogenea rispetto alle altre, ma in realtà a livello microscopico, adesso qui provo a farvela vedere, comunque a livello microscopico si vedono tantissime cose interessanti, si vedono tutte le fratture, tutte le fibre radiali, più che cerchi concentrici si vedono appunto le fibre radiali che presentano colori diversi, quindi è meglio osservabile, diciamo, quella causa di variazione del colore. Anche qui ci sono delle piccole druse, comunque i fenomeni li abbiamo visti e qui sono presenti in diversi punti, anche se il colore finale è molto più semplice. Ma andiamo avanti con questa. Questa è la fetta più grande ed è anche l'ultima che è stata acquistata. In questa qui c'è parte della materia organica,
la vedete qui di fianco, quindi è rimasta della materia organica, infatti qui ci sono delle parti nere, e qua si vede di tutto, è un caos completo, qui riflette tutto, ecco, forse così si vede meglio, forse, ecco, così si vede meglio, qui c'è tanta materia organica, che è quella che praticamente è la più opaca, e va a determinare appunto delle vene nere, la presenza di vene nere, che poi in realtà, comunque in questa qui si vede molto meno la struttura originaria, quindi la struttura anatomica originaria del legno, questo probabilmente perché è avvenuta molto più per mineralizzazione, e infatti oltre a non vedere più tanto la struttura anatomica originale, ho tanti rimasugli di materia organica. Quindi le cose che ho detto all'inizio del video qui si dimostrano. E qui abbiamo delle variazioni di colore più scure, più sul marrone, talvolta abbiamo, scusate, questo colore latte, ma appunto le uniche sono queste qui, dove si vedono delle variazioni lungo le fibre, però ecco, qui la struttura originaria è quasi cancellata, non completamente, ma quasi cancellata. Questa fetta, come ho detto, è la più grande ed è costata infatti di più. Siamo sui 10 euro. In Italia una fetta così costerebbe molto di più. Passiamo dunque a questa fetta che stava dietro il lemore. E in questa qui si vede una cosa completamente nuova che non avevamo ancora visto. Ossia un sacco di druse lungo i cerchi concentrici del mio legno originario. Infatti, se io l'avvicino, ovviamente rifletterà sempre, tutte queste parti grigie, chiaro, questa, sono delle druse, delle piccole druse ormai riempite, quindi hanno già preso il colore della silice, e vanno proprio a ricalcare l'andamento dei cerchi concentrici del mio legno. Quindi è bellissimo, qui si vede tantissimo la struttura originaria, si vedono i diversi cerchi, i diversi livelli, e poi si vedono tutte le fibre, piccole piccole, che vanno verso il centro. E guardate un po' cosa c'è al centro, una piccola drusa di quarzo, con i cristalli macroscopici, quindi visibili a occhio nudo. Quindi la questione delle druse, dei vuoti che vi ho parlato, di cui vi ho parlato prima, qui è ampiamente dimostrata. Questa fetta, a differenza delle altre, non è lucidata da una parte, infatti forse conviene farvi vedere questa parte, rende di meno appunto perché non è lucidata, tendenzialmente le lucidano da entrambe le parti perché la lucidatura valorizza tantissimo il colore, ma non sempre sono lucidate su entrambi i lati, a volte solo su uno, e infatti anche questa fetta, che è la più spessa, perché le altre sono tutte molto sottili, ok? Questa è la più spessa, è lucidata da una parte, ma dall'altra è rimasta naturale, quindi grezza. Questa è la parte grezza e questa è la parte lucidata. Questo è bellissimo. Qui ha tutta una drusa, peraltro due druse, una drusa che ha due direzioni, diciamo così, piene di quarzo microcristallino, non si vedono, no, si vedono in realtà in certi punti i cristalli, e anche qui c'è una quantità di fenomeni, in particolare qui, guardate, è stato rimobilizzato il colore e quasi va giù a, come se fosse una scala, scalini, ta 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 ta, perché segue i cerchi concentrici e le fibre, i cerchi concentrici e le fibre, e quindi scende, una frattura che scende a scalini. Poi ci sono dei punti in cui è particolarmente rossa, tipo qui, comunque non si vede molto bene in camera, come sempre, mamma mia, è pesantissimo, come sempre vi lascio gli ingrandimenti qua a fianco. Nel mondo esistono tanti siti dove vengono raccolti legni fossili, e ci sono legni fossili anche con altre colorazioni, sul verde, più sul rosso, con variazioni cromatiche incredibili.
Non è questo il caso, non è il caso dei legni fossili di Madagascar, c'è solo questa fetta che è appunto un po' più alternativa, perché si vede meno la struttura anatomica originaria, ma si vede di più la materia organica, ma tendenzialmente, ecco, i legni fossili di Madagascar fanno ben vedere la struttura anatomica e hanno colorazioni sul marrone, quindi questa è molto, molto una caratteristica generica dei legni fossili malgasci. Rieccoci. Nel mentre c'è stato un blackout che sta continuando, infatti la mia amata abajur non funziona più, speriamo che ritorni la luce a breve, e quindi adesso l'illuminazione è quella che è. Pace, noi ce la faremo comunque. Volevo parlarvi dei luoghi di raccolta, dei siti quindi di raccolta di questi legni fossili, perché in realtà sì, il Madagascar è pieno di legni fossili, anche questi li troverete ovunque, anche come porta sapone, posa cenere. Sono andata una sera in un ristorante tipo francese e c'erano i posa cenere, quindi per le sigarette, fatti in legno fossile. Comunque, come stavo dicendo, i legni fossili sono presenti largamente in Madagascar, ma possono appartenere a formazioni di età differente. Sono tre i periodi in cui sono stati ritrovati i legni fossili del Madagascar, in parte anche questi. Non so esattamente la località di questi campioni, ma molto genericamente posso pensare appunto che facciano parte di questi tre periodi. Il primo è l'Ias col gruppo dell'Isalo. Il gruppo dell'Isalo è il terzo gruppo della serie del Carru, e in particolare in questo gruppo, il gruppo dell'Isalo, abbiamo le arenarie di Morafenobe. In queste arenarie però non sono stati ritrovati altri resti vegetali, quindi probabilmente questi tronchi, quindi i tronchi ritrovati da cui poi derivano le fette, hanno subito un grosso trasporto. Infatti per i legni fossili c'è un discorso molto più ampio. Si pensa che alcuni dei legni fossili ritrovati in Madagascar in realtà derivino da quelli che oggi sono altri paesi, addirittura dal Kenya, quindi il trasporto è stato così lungo da portare questi legni fossili fino a Madagascar, e quelle stesse specie sono state ritrovate anche in altri paesi, in altre terre. Noi le abbiamo ritrovate in Madagascar, ma queste piante non sono cresciute nell'attuale Madagascar. Ovviamente ogni sito geologico ha la sua storia, quindi io sto facendo un discorso molto più generico. Ma dato che noi vogliamo essere precisi, o anche le specie degli alberi che sono stati ritrovati in Madagascar appartenenti all'IAS, quindi appartenenti alle arenarie di Morafenobe, sì, e sono Araucarioxylon kraus, Cedroxylon kraus, Araucarioxylon de Cari. Queste sono le tre specie che sono state ritrovate nelle arenarie di Morafenobe dell'IAS. Il secondo periodo è il Cretaceo, quindi parliamo di una flora cretacica, il Cretacico, in particolare Cretacico inferiore, durante il quale sono stati ritrovati dei legni fossili appartenenti alla specie del Laurinoxylon albiense. In particolare il luogo di ritrovamento è Anjo Bajoa. In questo caso i legni fossili sono contenuti in una formazione argillosa del Cretacico medio, e in questo caso i legni fossili spesso sono anche accompagnati a ossa di dinosauro, quindi in questo caso capite che c'è una storia completamente differente rispetto a quella dell'IAS. Oltre al Laurinoxylon albiense, sono proprio diventata esperta, abbiamo anche la specie dell'Aceroxylon madagascariense, e questo era il secondo periodo. Passiamo all'ultimo, così terminiamo questa fase caotica di informazioni che vi sto buttando lì, che forse un giorno vi serviranno oppure no. Comunque in bibliografia qui sotto trovate tutto, perché io dico, ma poi le informazioni vere, gli studiosi veri sono qui sotto, negli articoli qui sotto, non nelle mie parole, perché io dico spesso non parlo molto bene. Comunque l'ultimo periodo è il Cenozoico, quindi abbiamo in questo caso abbiamo addirittura dei tuffi basaltici di una formazione vulcanica di Nosimizio. Abbiamo dei tuffi basaltici che sono che contengono al loro interno dei legni fossili. Chissà cos'è capitato nel Cenozoico, in quella benedetta area,
non voglio saperlo, mi mette un po' di ansia. Comunque, in questo caso si parla di legni fossili di dicotiledone, in particolare la specie Eugeniatites princeps, il genere Eugenia tra Eucene e Miocene. Io che leggo gli appunti presi. Ok, oppure ci sono degli altri legni, sempre dello stesso periodo, sempre ritrovati nello stesso luogo, che fanno parte del genere Guttiferoxylon. Ovviamente l'accento sarà da un'altra parte, ma passatemi la licenza poetica. Ok, direi che è venuto il momento di mettere via i miei appunti. Direi che per oggi vi ho veramente caricato di tante informazioni tra le motivazioni di questi benedetti colori, la struttura, la formazione, in più adesso anche tutto al buio, vabbè, la corrente ovviamente non è ancora tornata. Vi ho veramente lasciato una quantità di informazioni enorme, quindi adesso vi lascio fare una pausa dal mio continuo parlare. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con me, spero di avervi incuriosito ancora questa volta con i legni fossili malgasci. Questa era la seconda, poi ce ne sarà una terza sul mercato di Anzirabe, il mercato delle gemme di Anzirabe, e un'altra puntata dedicata alla visita in miniera, nella miniera di turmalina nera e alle turmaline in genere. Ci vediamo alla prossima puntata della serie Malgascia e intanto vi ringrazio e vi saluto. Ciao! Gascar, no, la permen... ce la posso fare. Perme... no, scusate, lo leggo. Per mineralizzazione, la permineril... ripeto, rifaccio. Cromofori a causa di fluidi. Qui aiuto, mi stava cadendo. Rifaccio. Madagascar centrale. Cosa è successo? E quindi abbiamo. Allora. Carru malgascio. Carru. Carro. Carru.